Raffaele, buonasera. Buonasera, mi piacere allora. Il piacere di vedervi vicino al tradizionale albero dell'olivo con il presepe, conosciuto ormai non solo in penisola ma anche... No, per tutto il mondo. Possiamo dirlo per tutta l'Italia meridionale, per tutta l'Italia. No, da pure... Quanti anni sono, don Raffaele? Questo facendo il suo presepe? Saranno 24-25 anni sicurissimo. 25, un quarto di secolo. Oh, ogni anno aggiungiamo qualche cosina. Sì, e che stanno abbastanza. Mancavo da 3-4 anni il vervece, non me lo ricordavo, no, è un piacere vedere. Il vervece c'era, diciamo, poi che si pazziello che ha fatto mio figlio a Ira. Poi ci ho fatto il porticciolo di Cudolo Marina Lobra. Andiamolo a vedere. E intanto quali sono gli angoletti? E questi pastori resistono bene all'intemperie. Questi sono i plastici, diciamo. Senti, in altre occasioni mi è capitato che presepi fatti in pubblico, noi stiamo girando un po' tutta la penisola sorrentina e amalfitana, quelli là che fanno appositani amalfi, dici che sa roba nei pastori. A te ti è mai capitata una cosa del genere? Una volta, però non so se mi hai risorto in dall'acqua là, ecco. Vabbè, era un gioco di ragazzi, possiamo dire. E metta in apriccia là fuori in dopo, che l'unica non sia buona cara. Ragazzate. Non meno su cosa mai, niente. Ma se no fermate che nasce. Ma nei 14 l'ha parato, ha affrontato buio. certo, per sistemare il ponte delle Gesigliole. Ponte Gesigliole, che sto qua, ponte dell'Annunziata, quella là sopra. Mamma. Ma questo olivo quanti anni ci avrà? Questo voi? L'hanno calcolato oltre 2000 anni, noi io però, il professore, uno di Firenze e uno di Milano. E diciamolo con grande veridicità perché è il motivo per cui il presepe sta qua, se no potevo stare pure in una tuberia olivo. Questo è quello più antico di tutto il litorale, diciamo così. Sì, 2000 anni su 2000 anni. Questo l'hanno calcolato il più vecchio olivo del mondo addirittura, perché loro sono stati in Israele 1600-1700 anni. A qua a terra facettero un cermoglio, 150 anni sbagliamo, però chi sta garantito 2000 anni. 2000 anni, e poi qua c'è fondato qua, quando non c'era la corrente, chi si chiama Rio Grande, Rio Grande, la che caduta nasce, dell'acqua. Nasce da Sant'Agata. Meraviglioso. E c'erano quattro mulini che macinavano un grano capace dell'acqua. Io due mi ricordo, diciamo, Santa Maria, un altro Mondicchi, 50-55 anni. Ma la ruota era fatta così, don Raffaele? Una ruota così e un altro con un'azza a terra che quella si pigliava... Era affogata nell'acqua? No, quella si pigliava l'acqua, quella, no? Poi quell'altra teneva un'azza che stessa velocità dell'acqua con un ingranaggio faceva girare la ruota. Ah, e schiacciava sì, il grano. Sì, sì, la macina sopra. Il grano, diciamo. La fontana e i lavatoi di Marciano stanno a 50 metri qua a sinistra, un po' più giù, meravigliosi. E poi che altra aggiunta hai fatto quest'anno? No, quest'anno là sopra vedi un altro mulino, ponte di Montecorbo. Questo è ponte Montecorbo, l'ex proprietario sarebbe a bacio o all'azzà, vabbè, ma coppa che la scala si sali tu? Sì, Raffaele, non mi fa sta come dire, noi fermati che non ti sento.